Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. È bello iniziare la giornata con il sacrificio di Cristo, cioè vivendo la salvezza che il Signore Gesù è venuto a portarci. Davanti a questa meraviglia, ecco, guardiamo la nostra vita. Scopriremo tante azioni che non sono in sintonia. E di tutte queste azioni vogliamo chiederne fermamente perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Preghiamo. O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo al di là di ogni desiderio e di ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Gioele. Cingete il cilicio e piangete, o sacerdoti. Urlate, ministri dell'altare. Venite, vegliate vestiti di sacco, ministri del mio Dio. Perché priva d'offerte il libagione è la casa del vostro Dio. Proclamate un solenne digiuno. Convocate una riunione sacra. Radunate gli anziani e tutti gli abitanti della regione nella casa del Signore vostro Dio. E gridate al Signore, ahimè quel giorno, è infatti vicino il giorno del Signore, e viene come una devastazione dell'Onnipotente. Suonate il corno in Sion e date l'allarme sul mio santo monte. Tremino tutti gli abitanti della regione, perché viene il giorno del Signore. Perché è vicino giorno di tenebre e di oscurità, giorno di nube e di caligine. Come l'aurora, un popolo grande e forte si spande sui monti. Come questo non ce n'è stato mai e non ce ne sarà dopo, per gli anni futuri, di età in età. Parola di Dio. E rendiamo grazie a Dio. Il Signore governerà il mondo. Giustizia. Il Signore governerà il mondo con giustizia. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, annuncerò tutte le tue meraviglie, gioirò ed esulterò in te, canterò inni al tuo nome, o Altissimo. Il Signore governerà il mondo
hai minacciato le nazioni, hai sterminato il malvagio. Il loro nome hai cancellato in eterno, per sempre. Sono sprofondate le genti nella fossa che hanno scavato. Nella rete che hanno nascosto si è impigliato il loro piede. Il Signore governerà il mondo con giustizia. Ma il Signore siede in eterno, stabilisce il suo trono per il giudizio. Governerà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine. Il Signore governerà il mondo con giustizia. Sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: è per mezzo di Beelzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Ma voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul. Ma se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli, per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti, cercando sollievo, e, non trovandone, dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia. Alleluia.
Cari fratelli e sorelle, la parola del Signore che oggi ha preparato per noi l'abbiamo ascoltata. Credo che già abbiamo fatto delle applicazioni alla nostra vita. Cosa può dirci questa parola? Se noi abbiamo ascoltato bene il libro di Gioele, la prima lettura, un brano simile a questo l'ascoltiamo ogni mercoledì delle ceneri, perché con il mercoledì delle ceneri incomincia quel periodo forte dei 40 giorni in preparazione alla Pasqua. Sono quei tempo di preparazione meraviglioso, perché ci fa vedere chi siamo, quello che vorremmo essere. Quindi gli stati d'animi sono differenti l'uno dall'altro. E Gioele è bello perché mette insieme tutte queste diversità di stati d'animo. Qualcuno che può dire: ho bisogno di sacrificarmi, fare sacrifici per realizzare il bene che il Signore vuole che io realizzi. E quel brano di oggi, che è preso quasi dall'inizio, sono due brani, uno dal primo capitolo, l'altro dal secondo capitolo, dove ci fa vedere l'uomo che si mette davanti alla grande verità e lui che non realizza la verità, e quindi quello che ha da fare è cambiare, e parla qui di mortificazione, di penitenza. È questo cambiamento che fa parlare di mortificazione e di penitenza. Ognuno la viva come vuole, però deve realizzare questo cambiamento. In vista di che cosa? Ecco la seconda parte, del giorno del Signore. Siamo qui perché crediamo. Siamo qui perché siamo convinti che il Signore verrà. Siamo qui perché celebriamo l'Eucaristia, cioè la morte e la risurrezione. Lui verrà perché esiste la risurrezione. Noi siamo qui con Padre Pio, lui che ha sofferto per ben 50 anni con le sofferenze delle piaghe, e ci fa comprendere come dovremmo vivere. Come? Ecco il brano del Vangelo di oggi, che è la continuazione di quello di ieri. Se siamo andati ieri a messa, il brano di ieri si concludeva: quando più il Signore darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Quello è importante. Dopo ha fatto un piccolo segno il Signore Gesù, ha scacciato un demonio, ha curato un uomo che era posseduto da uno spirito muto, e lo ha liberato. Questa liberazione porta gli uomini a dividersi. Come? Ecco, l'abbiamo sentito. Lui fa questi prodigi in nome di. Allora chiediamo: dacci un segno per dire che tu sei, viene da Dio. Ma scusi, il segno che ha fatto non viene da Dio? Ha scacciato un demonio, ha curato un uomo, non è un segno che viene da Dio. Cosa vogliamo noi uomini? Siamo limitati, e il nostro limite lo vogliamo mettere come se fosse Dio, l'Eterno. Non dobbiamo dimenticare che siamo creature, siamo molto limitati. Ed ecco che l'uomo continua a mettersi in opposizione con il Signore Gesù, con la potenza di Dio, con il perfetto, e come dicendo che è opera del demonio quello che fa. E il Signore, l'abbiamo ascoltato, come ci porta avanti e porta avanti il suo vero e unico insegnamento. Quello è importante. Poi cerca di guidarci, di condurci. Noi siamo qui da Padre Pio. Molti vengono da Padre Pio a chiedere grazie. Vengono mossi dallo Spirito del Signore e cercano di cambiare la loro vita. E quindi incomincia un vero periodo di conversione, di cambiamento. Però abbiamo ascoltato. Il diavolo vuole la rovina nostra. E abbiamo sentito. Il momento in cui viene allontanato dalla vita di un uomo, vuole ritornarci. E se non basta lui, ne va a chiamare altri 7 spiriti peggiori di lui per entrare in quell'uomo. Se entra in quell'uomo, la situazione dell'uomo diventa peggiore di quella di prima. Dobbiamo stare molto, molto attenti, molto, perché questo avviene
quando noi vogliamo cambiare vita. E come fare? Realizzare in pieno la conclusione del Vangelo di ieri. Quello è importantissimo. Invocare perché venga in ognuno di noi lo Spirito del Signore. Quando in noi entra lo Spirito del Signore, contro lo Spirito nessuno può. Noi dobbiamo fare lavorare giorno dopo giorno in noi lo Spirito del Signore. Quello che abbiamo detto nel Salmo responsoriale e nel versetto alleluiatico. Quello dovrebbe essere lo stato d'animo nostro, sempre, costantemente. Il Signore governerà il mondo con giustizia. Lo Spirito che viene in noi ci fa comprendere cosa è la giustizia di Dio. La giustizia di Dio non è la giustizia nostra umana. Noi siamo peccatori e vogliamo la giustizia a metà e in metà. La giustizia di Dio è giustificante. E noi dobbiamo partire da questo principio. Realizzare in noi, giorno dopo giorno, questa giustizia giustificante. Cioè guardare qualcosa per il fratello, per giù, per mettere un po' di bellezza, aiutare l'altro a realizzare la bellezza e la bontà del Signore. Se realizziamo questo, ora il principe di questo mondo è stato gettato fuori. Come e quando? Quando io, dice il Signore, sarò innalzato, attirerò tutti a me. Guardiamo Cristo innalzato, guardiamo Cristo che realizza in questo essere innalzato la bellezza del morire per risorgere. Che il nostro quotidiano sia questo, un morire al male per risorgere nella vita di Dio. L'insegnamento del Vangelo è chiarissimo. Gesù è colui che fa trionfare sulla terra il regno di Dio. Invochiamo la grazia di partecipare anche noi alla sua vittoria. Preghiamo insieme e diciamo: salva il tuo popolo, Signore. Salva il tuo popolo, Signore. Le malattie e la morte, le calamità e le catastrofi mettono a nudo la fragilità e la fugacità di questo mondo, perché tutto ci serva di riflessione e di stimolo per anelare i nostri destini eterni, preghiamo. O popolo, Signore. Gioele, in un momento difficile, ha invitato il popolo a digiuno e penitenza, perché coscienti della nostra solidarietà spirituale, sappiamo dar vita a manifestazioni comunitarie di fede e di pentimento, a comune edificazione, preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Perché la Chiesa non si stanchi mai di annunciare al mondo che è giunto il regno di Dio, preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Cristo ci ha liberati dal dominio di Satana e ci ha consegnati nelle mani del Padre. Perché rimaniamo fedeli al nostro esodo spirituale che ci ha fatto passare dalla condizione di peccatori alla dignità di santi e di cittadini del cielo, preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Il Signore Gesù vinca in tutti i nostri fratelli defunti la miseria della condizione mortale e li rendi partecipi della sua stessa gloria e della sua stessa gioia, preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. O Salvatore Gesù, che nel battesimo ci hai fatti tuoi e consacrati al Padre, donaci forte impegno nel mantenerci alla tua sequela
perché perderti è un fallimento e rinnegarti una follia. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato ad offrirti e mentre esercitiamo il nostro ufficio sacerdotale, compi in noi la tua opera di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo direttissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito,
perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammesse alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, con San Francesco, San Pio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito.
Nel nome del Signore Gesù scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, per me.
La comunione a questo sacramento sazi la nostra fame e sete di te, o Padre, e ci trasformi nel Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Arriviamo, grazie a Dio. Buona giornata e pace e bene a tutti.